Benvenuti ragazzi, ben ritornati dal vostro gioco. Siamo tornati signori di nuovo su Clash Royale. Ragazzi, siamo di nuovo qua con la sfida del clan, praticamente dove andrò a sfidare i membri del mio clan, appunto, dove andremo a fare delle battaglie. Ragazzi, come state vedendo, sono arrivato a 2505 coppe con quel mazzo, con quel deck, ragazzi, che io mi sono creato così a random con la scintilla che sto facendo il culo a tutti. Sono arrivato finalmente a 2505 coppe. Ero arrivato a 1900, ragazzi, ero tornato. Quindi ne sto facendo un casino. Ovviamente, molto probabilmente, chi mi segue e chi è nel clan sa che mazzo, che deck uso. La prima partita ce la faremo così, poi vediamo un attimo se vinciamo, continuiamo con quel deck, se no lo andiamo a cambiare così a random. Durante le partite, ragazzi, ho sbloccato un baule super magico che adesso ci andremo ad aprire. Intanto ci abbiamo questi qua, i bauli quelli omaggio, che tanto qui di solito non si troverà, non si trova quasi nulla. Perfetto, però abbiamo sia il baule oro che ci andiamo ad aprire immediatamente. Vediamo un attimino, non ci dà niente, ma abbiamo questo qua, ragazzi. Questo praticamente l'abbiamo sbloccato, un culo assurdo, quindi vediamo un po' che, perché sto fa sempre 3 stelle, raga, con col deck. Prima carta rara e epica. Attenzione, cazzo, una merda, arco X, cioè, vabbè. Va bene, va bene, va bene. Allora, andiamo qua, ragazzuoli, e andiamo a fare una bella amichevole. Pensi di battermi, vai, ci sono. Ecco qua, ragazzi, sfida lanciata, eccolo qui, subito accetta il primo avversario. Vediamo contro chi giochiamo, contro Alessio. Ciao Alessio, bello, grandissimo. Ah, raga, allora, speriamo che non mi romper culo, ve lo dico, è tanto che non gioco contro di loro, quindi speriamo, buona fortuna, anche a te, bello. Ci mette già la pozione, ma noi siamo attenti, allora facciamo così. Mettiamo gigante, ok. Un attimo, perché qua devo sistemare le cosine, le cosine, che carino come l'ho detto. Dai, quello sti cavoli, va bene così, top, mettiamo subito la scintilla. Mo te faccio vedere io, pure, Megogomeri, questo lo buttiamo qua, che ci sta buttando giù una torre praticamente. Però se riusciamo adesso, se ci capitano le frecce, appunto, ci vivono leggermente prima le frecce. Porca miseria, porca. Leggermente prima ci servivano, perché lo immaginavo che metteva i sgherri. Qua devo stare attento, raga, perché molto probabilmente, visto che è membro del mio clan, ve l'ho detto, potrebbe già intuire che mazzo vado a utilizzare, che deck vado a utilizzare. Quindi quello che devo stare attento, raga. No, le frecce, meno male, meno male. Cazzarola, però. Mamma mia, ragazzi, 120. 120, vai ancora di scintilla. Dai di scintilla. Vediamo un attimino, Vediamo un attimino, signori. Mettiamo il gigante. Ci servono le frecce, perfetto. Le frecce, eccole qui. Ecco le frecce che tanto poi ci va a mettere gli sgherri. Sicuramente ci metti gli sgherri. Eccoli qua. Li devo lanciare leggermente prima. Boom, perfetto. Spara, merda di scintilla. Allora, comunque poi anche quello che abbiamo adesso, che comunque è bravo, infatti quella me la butterà giù. Quella me la butterà giù, maledetto, maledetto. Molto probabilmente ho perso, ragazzi. Non vi voglio dire stronzate, ma mi sa che abbiamo perso. Molto brutalmente. Mi sa proprio di sì. Boom, mamma che culo, come l'ho anticipato. Come l'ho anticipato, signori. Però sei lento un culo, dai. Ma dai, è lentissimo sta cazzo di scintilla, oh. No, abbiamo perso, ragazzi. Questa l'abbiamo persa. Pazienza, dai. Peccato, peccato, peccato. L'abbiamo persa questa. Sì, 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 sì. Purtroppo l'abbiamo persa, signori. Ok, ragazzi, questa l'abbiamo persa. Vabbè, pazienza. Scontro terminato. Grandissimo Alessio. E questa l'ha vinta, signori. Qua ho giocato veramente, veramente male, signori. Qua ho giocato. Pazienza. Proviamone un'altra. Proviamone un'altra amichevole. Dai, andiamo con l'amichevole. Vediamo un po'. Chi può riaccettarla? Abbiamo giocato male. Danioz. Ciao Danioz, vediamo un po' se questo ci batte. Perché ormai molti di loro, raga, ve l'ho detto, ho riusato un'altra volta lo stesso deck, ho fatto pure una cavolata, perché comunque già sanno che deck utilizzo, quindi dobbiamo stare un attimo attenti. Beh, quello di prima, ragazzi, perché purtroppo il deck che va male, che va bene, diciamo, contro la scintilla, è appunto la scarica elettrica e sgherri, che so, qualcosa di incredibile. Quindi chiunque ha quelle cose lì, la scintilla te la dà veramente in faccia. Ecco, pure la gelo è una cazzo di carta che io odio, la gelo pure. Vai, andiamo gigante. Andiamo il gigante, mandiamo la strega. La scintilla non si vede neanche l'ombra. Proviamo a mettere un altro estrattore di elisir. Ma oggi, oh, oggi sto registrando. Tanto abbiamo stravinto, oggi stiamo andando malissimo, Ve lo dico veramente a cuore aperto, stiamo andando una merda oggi. Sono emozionato, ragazzi, sono emozionato, non ci posso fare niente. Mettiamo anche un altro estrattore. Andiamo con 3 potenze di estrattori proprio. Andiamo alla carica proprio, raga. Ci serve elisir, quindi tirate fuori più elisir possibile. Non c'è tirare la cosa che mi fa incazzare. Vai di scintilla. Dai di scintilla. Dammi il gigante.
Dagli del gigante pure. Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Se riusciamo a mettere la strega pure sarebbe a dir poco spettacolare. Vai di strega, perfetto. Che eventualmente metti sgherri. Sappiamo pure un po' come rompegli le balle. Oh, ottimo, 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 ottimo. Oh, cazzarola. Boom, perfetto. Meno male, signori. Mettiamo questo qui. Vai, 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 fanculo. Guarda, mettiamo un po'. Perché, ragazzi, ci sono gli scheletri che sapete che scheletri sono micidiali, raga. Ecco, appunto, tranne quando... Va, doppia scintilla. Doppia scintilla, signori. Doppia scintilla. Oddio, scusami, mi dispiace. Non lo so, manco io che sto a fare. Doppia scintilla. Probabilmente non so. Sì, ce la fa a sparare un altro colpo. Ce la fa? Perfetto. Perfetto, signori. Tre stelle, ma qua ci ha detto culo. Qui ci ha detto veramente culo, raga. Qua ci ha detto culo, ci ha detto veramente culo. Ok, partita vinta questa qui con Dani. Quindi una vinta e una persa. Ci andiamo a fare la terza partita. Vediamo un pochino chi accetterà questo terzo sconto. Speriamo che non siano gli stessi. Ricci, eccolo qua. Abbiamo Ricci, che sicuramente già anche lui sta vedendo che deck sto utilizzando. E mo mi rompe il culo. Vediamo un attimino, La prossima volta devo cambiare di nuovo deck, raga. Non userò sempre gli stessi. Non mi potete battere, cioè, non mi potete indovinare troppe... Ma avete capito? Mi sto impicciando pure che parole. Perfetto così. Mettiamo estrattori di Elisir. Dai. Dai, 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 dai. Anche perché potremmo fare pure una sfida che semmai i prossimi deck me li consigliate voi, raga. Senza paura proprio. Ce li consigliate voi i prossimi deck. Assolutamente sì. Via Sgherri che sono una rottura dei coglioni. Quello fa malissimo. L'immortango è di sua. Vai con gli scheletrini. Che... Oh, i scheletrini, raga, io li amo comunque. Raga, questo prevedo che ci rompa il culo. Sì, 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 sì. Lo prevedo tantissimo. Allora, 6, 5, 11 di Elisir ci servono. Vediamo un attimino che riusciamo a fare. Quindi vai gigante. Vai di gigante. E vai di scintilla. Perfetto. Vediamo un attimino. Ok, ci ha messo la torre, lo immaginavo. Purtroppo non ci ha dato la strega. Quindi siamo rimasti inculati pure con la strega. Vediamo un attimino che riusciamo a fare. La scintilla. Mannaggia, la scarica elettrica, raga. Allora, proviamo a riusare. Lo sapevo che ci metteva pure quello. Ma a cagare, cerchiamo un po' di non farla avvicinare troppo. Questo è bravo, raga, però dobbiamo stare attenti. Questo è bravo, ma dobbiamo stare tanto, tanto attenti. Vai, vai così. Proviamo proprio le ultime risorse, proprio. Se riusciamo a mettere due giganti sarebbe veramente eccezionale. Vai con due giganti, ci proviamo. Due giganti, signori. Mi sa che curatore se l'è giocata, Mi sa che curatore se l'è giocata. Vediamo un attimino. Mo' probabilmente userà la scarica. No, niente scarica. Sì, infatti, usata la scarica. Ah, vabbè, quella torre ce la siamo divorata, signori. E questo ci fa piacere. Si è arrabbiato? No, non ti arrabbiare, però. Non ti arrabbiare, Ricci. Stai calmo, stai calmo. Tre giganti. Tre giganti, ma cazzo di scintilla. Minchia, regà. Minchia, minchia. Tre giganti. Oddio. Scusa, Ricci, veramente. Però, regà, tre giganti. Cioè, tre giganti, assurdo. Bella partita, regà. Oh, Ricci, mi dispiace. Allora, regà. Due partite vinte e una partita persa. Qui abbiamo Anthony che mi sta cercando di giocare. Mi avevano chiamato. Belle partite. Vabbè, lo scriviamo comunque. Belle partite. Vediamo un attimino. Belle partite. Grandi, perfetto. Ragazzi, allora, mi dispiace per Ricci. Rifaremo le dimissioni. Allora, qua lo scriviamo pure. Faremo altre sfide. Lo scriviamo anche. Ok, ragazzi, perfetto. Quindi faremo altre sfide, gliel'ho scritto. E quindi mi raccomando, ragazzi. Allora, io spero che questo video comunque vi sia piaciuto, ragazzi. Mi sono divertito un casino fare le sfide con il clan. Mi diverto sempre un bordello. E ragazzoli, ovviamente, non prendetela male. Cioè, nel senso, se qualcuno perde, raga, sono sfide amichevoli dove ci dobbiamo divertire. Quindi non prendetela male se qualcuno perde. Cioè, non succede nulla, raga. Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno, ma è solamente per puro divertimento. Io ovviamente, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollice in su, commentate, condividete questo video, passate alla pagina Facebook e Instagram. Sempre qua sotto in descrizione tutti i link per i social. Consigliatemi qualche deck per andare a sfidare appunto il clan. O solo possiamo fare qualche altra, qualche sfida dove me lo direte voi quale utilizzare. Anthony, tranquillo, giocheremo la prossima volta, non c'è nessun problema. Signori, io spero che vi sia piaciuto. 20.000 like per il prossimo episodio. Ciao signori!